Salve a tutti youtubers, come avrete potuto vedere dal titolo di questo video, oggi vi parlerò della luna di Saturno, la più grande di Titano, e il titolo dice il primo tuffo in un mare extraterrestre. Cosa vorrà dire? Andiamo ad analizzare meglio cosa significa. Il primo tuffo in un mare extraterrestre si deve a due giovani ricercatori italiani. Per la prima volta Marco Mastro Giuseppe e Valerio Poggiali, che fanno parte entrambi del gruppo dell'Università Sapienza di Roma coordinato da Roberto Seu, hanno misurato la profondità di Ligeia, uno dei mari più estesi della più grande luna di Saturno, Titano. Hanno inoltre stabilito che il liquido, probabilmente trasparente, da cui sono formati è costituito per la maggior parte da metano e solo in minima parte da etano e azoto. Per la prima volta abbiamo potuto misurare direttamente la profondità di un mare alieno, Ligea. Abbiamo verificato che questo mare, vasto quanto il nostro mare Adriatico, non supera 200 metri di profondità e che contiene circa 5 miliardi di tonnellate di idrocarburi. Acquisire questi dati senza precedenti è stato possibile grazie alla sonda Cassini, nata dalla collaborazione fra NASA, Agenzia Spaziale Europea ESA e Agenzia Spaziale Italiana ASI. Adesso i ricercatori sono al lavoro sul più grande mare di Titano, Kraken, in collaborazione con l'americana Cornell University e con il Jet Propulsion Laboratory della NASA. Stanno inoltre costruendo la mappa dei fondali di tutti i mari di Titano. E nella foto che vedete in questo momento c'è una piccola, diciamo, descrizione del mare Ligea e del mare di Kraken. Quindi per questo video è tutto, spero di essere stato chiaro. Queste sono state le informazioni che volevo dirvi, quelle che ho selezionato per voi. Mettete mi piace al video se volete. Ciao belli!